Sono Fulvio Croce e vorrei leggere due piccoli brani dal mio libro Blog Pacifico, edizioni Canat. Come si fa a raccontare l'oceano? L'emozione di una visione, una manta enorme che nuota sotto la barca, un gruppo di balenottere che passano accanto, i coni vulcanici, piccoli e grandi, di Isabella, le Galapagos, gli uccelli marini che si lavano al mattino nella tua baia, la loro pesca impicchiata, il loro sguardo incuriosito quando volano intorno alla barca, il frullo di una piccola, minuscola rondine di mare a centinaia di miglia dalla costa più vicina. Ma da dove verrà? La luce dell'alba tra le nuvole è di taglio sulle colate nere di lava, le stelle del cielo che improvvisamente bucano le nuvole cariche di pioggia e ti avvolgono e si specchiano nelle stelle del mare di plankton attorno a noi. Musica Shelter Bay. Il chitarrista questa volta è un norvegese enorme, capelli biondi ondulati, un po' avanti negli anni, ma con un'affascinante voce roca da marinaio d'altri tempi. Il batterista invece è canadese, meno prestante ma bravissimo. Al basso invece un ragazzino di colore. Questa sera hanno messo su questo complessino improvvisato, incredibile, per la felicità di equipaggi in sosta al Marina di Shelter Bay, a Colón, Panama. La maggior parte sono coppie in pensione con minimo 2-3 oceani alle spalle. Qualche giovane coppia ha i ragazzini al seguito, ma altrettante miglia già navigate e molte altre in programma. Io mi sento l'ultimo arrivato, con solo 2 anni di esperienza atlantica e una sola traversata oceanica. La scena si svolge in un pub all'aperto dal nome parecchio indicativo. It's 5 o'clock, somewhere.